Signore e signori, buonasera. Una notizia di calcio per cominciare. Questa sera, seconda partita di finale di Coppa Italia. A Torino, infatti, i Granata di Giacomini incontreranno i neroazzurri di Bersellini. L'incontro di andata fu vinto, come ricorderete, dall'Inter per 1-0. Un'ampia sintesi della partita sarà trasmessa al termine del TG2 della notte. Passiamo all'automobilismo. Oggi prima sessione di prove ufficiali per il Gran Premio di Monaco di Formula 1 che verrà disputato domenica. Sul circuito cittadino di Monte Carlo il più veloce è risultato il francese Arnoux con la Renault Turbo, che ha girato in un primo 24 secondi e 54 centesimi. Secondo e terzo tempo per il sorprendente Andrea De Cesaris su Alfa Romeo e per Riccardo Patrese su Brabham. Settimo Lauda, ottavo Alboreto e decimo Giacomelli. Soltanto tredicesimo Didier Pironi, che ora vi mostreremo nella foto, con la Ferrari Turbo, che torna a partecipare ad un Gran Premio dopo la rinuncia per il lutto per la scomparsa di Villeneuve al Gran Premio del Belgio. Un'altra notizia di automobilismo: questa sera alle ore 22 da Salice Terme prenderà il via il Rally delle Quattro Regioni, valido per il campionato europeo e italiano. Tra le più attese novità il debutto di Andrea Zanussi, leader dell'Europeo Piloti, con la nuova Lancia Rally. Con lui altri protagonisti saranno Tognana con la Ferrari, Tabaton con la Stratos e Toni, Biasion e Lucky con le Opel Ascona. Anche una notizia di rugby. Stasera alle ore 21 a Mantova, secondo impegno della nazionale inglese Under 23 in tournée in Italia. In precedenza il 15 d'Inghilterra aveva battuto a Treviso per 15-0 la corrispondente rappresentativa azzurra. Stasera incontrerà la seconda nazionale italiana. E veniamo ai servizi filmati. Cominciamo con le notizie riguardanti il Giro d'Italia. Colpo di scena a Diamante al termine di una tappa che sarebbe stata insignificante se non ci fosse stata la volata con l'arrivo quasi a pari merito fra Rosola e Moser. Il fotofinish ha assegnato la vittoria al campione d'Italia che con i 30 secondi di abbuono ha strappato a Dino per un secondo la maglia rosa e così per la prima volta non è un francese il leader della classifica. La Castella a Mare di Stabia Diamante di 226 km era vissuta senza scosse fino a una decina di chilometri dall'arrivo quando una foratura ha costretto Saronni a un furibondo inseguimento che poi ha pagato al momento dello sprint. Sul lungomare di Diamante Moser ha resistito alla rimonta di Rosola che si è sbilanciato ingenuamente sentendosi vincitore troppo presto. Ecco l'ordine d'arrivo: primo Francesco Moser col tempo di 6 ore 14 minuti 9 secondi media 36 242 della Fampucine Campagnolo, secondo Rosola, Atala Campagnolo, terzo Saronni del Tongo Colnago, quarto De Jonker, G. Solmo, quinto Mantovani, Fampucine Campagnolo, poi Kel, Gavazzi, Gosels e Milani. Nuova classifica generale: primo Moser, secondo Ino a un secondo, terzo Contini a 14 secondi, poi prima 27 secondi, Saronni a 49 secondi, Verza a 1 minuto e 46 secondi. Moser ha conquistato anche la maglia Ciclamino per la classifica punti, Verza è sempre in maglia bianca per i giovani, Van Impe sempre in maglia verde per gli scalatori. Domani il giro riposa in Sicilia, dopodomani si riprende con la frazione Taormina-Agrigento di 243 km. Tennis. Oggi ottavi di finale dei 39esimi campionati internazionali d'Italia che si disputano al Foro Italico. Io prego la regia di voler mettermi in onda le immagini in diretta di quanto sta succedendo in questo momento sul campo centrale del Foro Italico. Ecco, vedete, in diretta dal Foro Italico vediamo Arraia che sta giocando contro Paolo Bertolucci. Arraia, 20 anni, argentino, ha vinto il primo set col punteggio di 6-3, poco fa era in vantaggio per 2-0, lo vediamo, ma si sta giocando il terzo gioco. Non dispererei ancora completamente sull'andamento delle cose in questo incontro che vede soccombere fino a questo momento l'ultimo rappresentante italiano, perché Bertolucci già nell'incontro precedente contro Damiani è uscito fuori solo al secondo set e la stessa cosa, questo Bertolucci in netto progresso di forma, aveva fatto per esempio nel torneo di Firenze la scorsa settimana contro Gerulaitis impegnandolo al dodicesimo gioco nella seconda partita. Stiamo seguendo ancora le fasi di Bertolucci a Raia, mentre vi do gli altri risultati della giornata riguardanti il tabellone dei singolari. Smid batte Reboiedo per 6-2-6-2, Gerulaitis batte Higueras, Higueras batte Gerulaitis 5-7-6-2-7-5,
Gomez batte Noah 5-7, 6-3, 6-0. Dips batte Cano 6-2, 6-1. Telcher batte Mottram 6-4, 6-3. Infine Fibak batte Leconte 6-2, 6-1. Dopo l'incontro di Bertolucci verrà disputato l'altro incontro in singolare, l'ultimo degli ottavi, tra Tuilan e Vilander. I giocatori sono al cambio di campo, possiamo lasciare le immagini del Foro Italico e vi presenteremo ora un servizio riguardante gli assoluti di ginnastica artistica. Laura Bertolaso per le ragazze, ex equo fra Diego Lazzaric e Vittorio Allievi per i ragazzi, questi i nuovi campioni italiani dopo i 56esimi giochi nazionali di ginnastica, di cui vedete alcune immagini riprese al palazzetto di Mestre nella terraferma veneziana. Sorprese dunque in campo maschile, conferme in quello femminile. Ecco qui Laura Bertolaso, per la quarta volta consecutiva campionessa nazionale di ginnastica artistica, credo che sia un record. Laura Bertolaso ha fatto degli esercizi estremamente impegnativi, soprattutto per quanto riguarda le parallele e il corpo libero. Quale predilige tutto sommato? Prediligo il volteggio. Sono più tranquilla anche come lo affronto in gara. Dicevo un record, Laura, è un bel record, quattro volte di fila campionesse. Sì, c'è stato già qualcuno delle giudici che ora stanno giudicando le ginnaste e mi sembra c'è stato qualcuno che ha fatto quattro titoli. Non sì, probabilmente non consecutivi, sì. Certo. Dunque Laura ha una predilezione nella sua vita privata, stranissima, oggi per le ragazze di oggi, Laura ha 22 anni, che è l'uncinetto. È il mio hobby preferito, mi piace più di tutto, qualsiasi altra cosa. Non hai cominciato prestissimo? No, 12 anni. Si inizia di solito a 6 anni, quindi non so come fare. Questi campionati nazionali qui a Mestre preludono un gran gala a Roma? Sì, è il 27 di questo mese. Che sarà molto impegnativo? Sì. Sassari e la Sardegna hanno ospitato per la prima volta i campionati italiani assoluti di lotta a stile libero. E vi è subito da dire che il successo è stato pieno, tanto sul piano della partecipazione, 200 gli atleti presenti a questi assoluti in rappresentanza di oltre 40 società, quanto sotto il profilo tecnico ed organizzativo, aspetto quest'ultimo curato in maniera inappuntabile dal locale gruppo sportivo dei Vigili del Fuoco. Nelle due giornate di gare si è assistito ad incontri ad altissimo livello e, in ogni caso, sempre tiratissimi. Ciò che ha scatenato l'entusiasmo del folto pubblico presente sulle tribune della palestra comunale del Latte Dolce ed ha esaltato questo sport troppo spesso trascurato o frainteso. Particolarmente apprezzate e sottolineate, sia pure per motivi diversi, le vittorie dell'atleta di casa Gianfranco Piroddu, riconfermatosi campione italiano nella categoria dei 68 kg, e del campione olimpico a Mosca Claudio Pollio, che ha letteralmente sbaragliato il campo nei 52 kg. Sono stati gli unici titoli andati rispettivamente ai Vigili del Fuoco di Sassari e a quelli di Napoli. Un titolo a testa anche alla Napoli 79 con Pasquale Cacace nei 48 kg, alla Colombo Genova con l'olimpionico Giuseppe Bognanni nei 57, alla Forestali Roma con Gabriele Catalano nei 74, alle Fiamme Oro Roma con Luciano Ortelli nei 90 e ai Vigili del Fuoco di Livorno con Michele Azzola nei 100 kg. La parte del leone l'hanno fatta i cantieri Orlando di Livorno con ben tre medaglie d'oro. Antonio Labruna nei 62, Riccardo Nicolini negli 82 e Gianni Chelucci negli oltre 100 kg. Quanto però non è bastato al forte sodalizio toscano per imporsi nella classifica a squadre che, sia pure per lo scarto di due soli punti, è stata vinta dalle Fiamme Oro Roma. Al secondo posto la cantieri Orlando Livorno, al terzo, nettamente distanziato, il CUS Pisa. Cecoslovacchia, classificatasi al primo posto, e Italia, seconda, sono le due squadre che hanno conquistato il passaggio alle semifinali della Coppa del Mondo di Speedway, al termine della appassionante gara internazionale disputatasi sulla pista di Lonigo in provincia di Vicenza e valevole appunto per i quarti di finale. La manifestazione, svoltasi alla presenza di un pubblico foltissimo valutato a oltre 12.000 spettatori, si è ristretta fin dalle prime batterie a un duello italo-cecoslovacco, con i piloti delle due rappresentative in lotta accanita per le primissime posizioni, lasciando subito a fare praticamente da spettatori olandesi e jugoslavi.
gareggiando su moto tutte di fabbricazione straniera, le cecoslovacche Java e le inglesi Westlake, tutte comunque dotate di pneumatici italiani, Pirelli. Il quartetto italiano, formato da Biginato, Famari, Dalchiere e Ferraccioli, ha fornito una prova superlativa e in effetti ciascuno dei piloti ha dato il massimo. Il punteggio si è così mantenuto costantemente sul filo dell'incertezza e solo nelle ultime tre batterie, anche a causa della caduta di un nostro rappresentante avvenuta mentre tentava un sorpasso per portarsi in prima posizione, i cecoslovacchi hanno potuto prendere la testa, che hanno conservato fino al termine con un margine di 3 soli punti. Alla conclusione delle 16 batterie in programma, questa la classifica finale. Prima la Cecoslovacchia con 40 punti, seconda l'Italia con 37, al terzo posto staccatissima l'Olanda con 13, quarta la Jugoslavia a quota 6. Presentati a Milano nel corso di una conferenza stampa i programmi agonistici dello sci nautico italiano per il 1982, un anno, come è stato detto, di riflessione per cercare quel rilancio che possa essere degno delle nostre grandi tradizioni in questa disciplina. Non ci sono ancora gli eredi di Zucchi e della Terracciano, ma ci sono migliaia di giovani che possono aspirare a riportare in auge l'Italia, il paese, cioè, non va dimenticato, dove, secondo tradizione, lo sci nautico è nato. Secondo un'indagine statistica, la base di praticanti è enorme. Nella sola Riviera Romagnola si è calcolato che 150.000 persone all'anno si cimentano in questa disciplina. Si tratta, a questo punto, di selezionare e di scremare i migliori. Anche per questo è stato ristrutturato il vertice tecnico della federazione. Coordinatore delle 3 squadre, di slalom, figure salto, velocità e di piedi nudi, è stato nominato il professor Caligaris, già preparatore atletico dell'Inter, che opera nel centro federale di Pusiano. Al presidente della federazione, Verani, abbiamo chiesto quali siano i programmi e le ambizioni italiane per l'82, un anno in cui non si disputeranno i campionati mondiali. Quest'anno, come gare internazionali, ci saranno sempre i campionati europei, sia assoluti come giovani, i campionati europei di velocità e i campionati europei di piedi nudi. In Italia la Federazione Italiana Sci Nautico quest'anno ha preferito non impegnarsi molto nell'organizzazione di gare e applicarsi di più alla ristrutturazione della federazione, specialmente nel campo dei giovani. Come impegno internazionale avremo quest'anno in Italia un campionato europeo seniores sul lago di Iseo, un master, un Italian Master a Lido Scalo il 28-29 di agosto, unitamente a un campionato europeo piedi nudi. Questo e probabilmente, ancora non sappiamo per il livello dell'acqua, un incontro dei paesi del Mediterraneo in Sicilia. Un'esperienza assolutamente inedita per il nostro sci nautico sarà infine il duplice match con Cecoslovacchia e Unione Sovietica di agosto e settembre, appunto in Cecoslovacchia. Luigi Ferri dell'Aeroclub di Fano si è aggiudicato domenica il terzo giro aereo del Lazio, prova valida per il campionato nazionale di volo a motore. In splendida forma, il pilota marchigiano ha superato al termine dei 230 km e delle prove speciali il campione d'Italia Enzo Marrucci. Terzo è stato Simoni. Ed ecco intanto i concorrenti ripresi all'altezza di Campagnano mentre passano sull'autodromo di Vallelunga. Ma la vera rivelazione della giornata è stato Antonio Dal Monte, che in coppia con Mario Pescante ha portato al quarto posto un Roben, un aereo usato solitamente per il traino degli alianti. E proprio Dal Monte avevamo sentito prima del via. Senta, quali sono le differenze fra il volo da turismo e il volo durante una competizione? Il volo da turismo è il sistema di navigazione più tranquillo. Uno non deve fare niente, si riposa e gode il panorama. Qua manca sempre una mano e manca sempre il tempo per far tutto. Bisogna essere precisi e regolare tutto quanto in continuazione. Secondo lei qual è la prova speciale più difficile? Probabilmente sono i traguardi a tempo di tipo BB, se no ci sono doppie penalità. Bisogna arrivare al decimo di secondo e qui ci stanno dei mostri che riescono a fare il centesimo di secondo sui traguardi. Come diavolo fanno, ancora non l'ho capito. Ecco, può tradurre un pochino che cosa significa un traguardo BB? Molto bene. Il traguardo BB è quello in cui si beccano, il termine tecnico per dire si prendono, il doppio di penalità se per caso uno arriva o troppo in anticipo o troppo in ritardo. Ora, siccome l'aereo per potersi reggere per aria deve mantenere una certa velocità, uno non può frenare come potrebbe fare con un'automobile o accelerare bruscamente come se avesse una Ferrari. Quindi deve arrivare con la precisione massima venendo da tutt'altra parte, quindi tenendo in considerazione il vento, tenendo in considerazione tutte le componenti che possono far variare la direzione del volo. E il tempo del volo, naturalmente.
Appunto sul filo del secondo c'è stata battaglia e alla fine Ferri ha prevalso su Marrucci per sole 4 penalità di differenza. Ma va detto che il campione d'Italia battuto è alle prime esperienze in gara con il Falco, mezzo col quale ha sostituito il Partenavia bimotore con cui ha vinto il titolo lo scorso anno. Siamo in chiusura, un breve aggiornamento col Foro Italico per l'incontro Bertolucci-Arraia. Ecco il campo tribuna. Siamo sul 2-2. Intanto si sta giocando il quinto gioco. Vantaggio Arraia. Vantaggio per Arraia e ora potremmo seguire, auguriamoci per, a favore di Bertolucci, la conclusione di questo gioco. Silenzio. Vantaggio Arraia che è al servizio. Bertolucci è stato autore poco fa di colpi splendidi, un pallonetto passante imprendibile. ...6-0 il primo set per Arraia, 2-2 nella seconda partita. Ecco la risposta d'attacco di Bertolucci. E poi la volée lunga, 3-2 per Arraia. Al cambio di campo possiamo ritornare in studio. Abbiamo concluso, appuntamento a domani sera. A tutti una buona serata.